Ma te lo sai perché l'America si chiama così? Dai, te lo spiega Nico. Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, ma non se n'era accorto. Amerigo Vespucci, esploratore fiorentino, invece sì. E le sue lettere che parlavano di un nuovo continente si tradussero in una carta geografica con la scritta America, proprio perché America, Amerigo. E tu lo sapevi? Seguimi per altre curiosità.